Benvenuti e bentornati sul mio canale. Con questo video, dato che la settimana scorsa abbiamo parlato di piombi ad occhiello, questa settimana parliamo di piombi inline. Lo stampo dei piombi l'ho acquistato anni fa quando praticavo car fishing ed è questo. Lo utilizzavo principalmente perché questo tipo di piombo a forma di pera squadrata è molto comodo da mettere nelle bombette per pasturare con dei sacchetti di PVA. Prima di farlo ho delle premesse. Come ho già detto nel video precedente, dato che il piombo è tossico, una cosa fondamentale è farlo all'aperto, la fusione è farlo all'aperto. Utilizzate sempre guanti di cuoio, mascherina con i filtri e occhiali. Poi ovviamente, anche se la stagione è calda, come già detto, non vi preoccupate ad utilizzare una camicia piuttosto che un paio di pantaloni lunghi, proprio per evitare i possibili schizzi che possono caderci addosso e per evitare meglio prevenire. Andiamo a fondere. Lo stampo è così composto da tre piombi, 90, 70 e 60 grammi. Hanno questa forma a pera squadrata e per renderli inline utilizzo questo perno da due diametri e andrà inserito in ognuna di queste sedi. Chiudo lo stampo e inserisco i tre perni. Metto lo stampo in morsa e mi accorgo che il perno centrale va più giù rispetto agli altri. Quindi prendo questo lamierino che è più lungo dello stampo, così da poter tenere allineato tutti e tre i perni. Rimuovo con un accessorio la parte in più della colata, con un martello vado a schiacciare la parte sporgente con un cutter, vado a rimuovere le bave che ci sono. Dopo aver terminato la rifinitura e aver tagliato le parti in più, posso ritenermi soddisfatto. Questo è il risultato finale. Tre piombi, 60, 70 e 90 grammi.
Non dimenticare di iscriverti, lasciare un like se ti è piaciuto il video, di seguirmi sulla mia pagina Instagram e TikTok. Grazie a tutti, al prossimo video.